Eccoci qua, buonasera a tutti, un'altra puntata di Sentiamo la Sua e restiamo un po' nella scia del Festival Musicale di Sanremo che abbiamo inaugurato noi qui, tra virgolette, per quanto riguarda questa trasmissione venerdì scorso con la violinista Maria Letizia Beneduce ed è oggi un altro personaggio molto importante, Civita Chiesepuro, che però sa far parlare di sé in tutta Italia, ed è Massimiliano Petronilli. Buonasera Massimiliano. Buonasera Giampiero e grazie ancora dell'invito. No, no, io ringrazio lei di aver accettato, ci devo del tu. Sarebbe anche il caso. Sarebbe il caso. Lo preferirei. Ecco, ecco, facciamo un'eccezione a quella che è qui. Sì, a noi non interessano a questa trasmissione. Massimiliano, è la seconda volta che tu partecipi all'altra Sanremo. Come si chiama Casa Sanremo, si chiama Sanremo Doc nello specifico. Casa Sanremo, che è uguale a una manifestazione che ha un rilevante successo. Sì, sì, è una manifestazione che fa da corollario a tutte quelle che sono le manifestazioni che sono attorno al Festival di Sanremo. È la più longeva e il secondo anno che sono invitato a partecipare a questa manifestazione mi fa molto piacere, ne sono lusingato perché poi c'è l'opportunità comunque di trovarsi in una settimana particolare, che è quella del festival, è una settimana dove succede di tutto e di più, dove si può vedere veramente la qualsiasi cosa, e invito chi ha un po' di tempo da dedicarsi ad andare almeno un giorno durante la settimana di Sanremo a vedere cosa accade a Sanremo, perché effettivamente quello che accade più di tutti è all'esterno dell'anno. E va bene, il gossip è sempre quello che attira molto, però io non posso esibermi dal farti una domanda che tu potrai considerare pure scomoda, ma è la seconda volta che tu vieni invitato. Allora, ma che vuol dire forse, e questa è una cosa che io non sopporto, è stato riscoperto Massimiliano Petronilli dagli esperti della canzone italiana, il Massimiliano Petronilli che vince un festival importantissimo che praticamente è la piedina di lancio per tutti i più grandi cantanti che ci sono ancora attualmente sulla scena italiana, cioè il Festival di Castrocaro, e poi lo riscoprono adesso, nell'anno del Signore 2019, no, cioè l'anno no. scorso, e poi quest'anno nel 2020. Beh, mi sembra veramente un paradosso, perché, e poi col tuo successo che tu otteresti in quella famosa trasmissione di Canale 5, di Mediaset, che arrivasti in finalissima, e chissà perché venne assegnato il primo premio a quella anche bravissima ragazza che era la tua concorrente. Però a volte vanno così le cose, non solo. Sì, quelle le lascia ormai, sono ecco, cose passate. Non solo il mondo della altro. Canzone. Quindi un Massimiliano Petronilli che viene riscoperto è un po' un vulnus per quanto riguarda i cosiddetti santoni della musica italiana. Ma non guarda, non lo dico per piaggeria. No, no, ma per carità, io allora questa è una cosa che ci avevo pensato piacere, a questo. Che mi fa molto piacere, ma no, ma in generale io ho sempre avuto l'attenzione da parte dell'ambito musicale. Poi ci sono degli ingranaggi, delle dinamiche che possono essere più o meno condivise. Poi diciamo anche che forse un po' di gioco l'ha fatto anche il mio carattere. Io non sono una persona che si piega molto facilmente al volere degli altri. Cioè io faccio, soprattutto adesso che sono un po' più maturo, faccio quello che mi piace fare. Cioè i compromessi non ti piacciono? Ci sono alcuni compromessi, quelli leciti. A volte ci sono i ragionevoli. Ci sono i ragionevoli compromessi che naturalmente una persona intelligente, una persona ragionevole, coglie al volo. Coglie al volo come è giusto che sia. Ci sono delle altre cose che non biasimo chi sceglie di farle, ma non, insomma, per quello che riguarda me non posso non starmi bene. E essere riscoperto non è essere riscoperto, e magari, sai, a volte ci sono delle persone, è come la terra gira, un giorno è al sole, un giorno è all'ombra, sì, un giorno poi si ritorna in luce,
si è visti, ascoltati e tutto magari ritorna, si rimette in moto. E anche la vetrina di Sanremo Doc, quindi stare a casa Sanremo, è una cosa dove molte persone vanno proprio per farsi vedere, anche per farsi la fotografia con la scritta Sanremo, casa Sanremo, perché comunque fa, adesso ci sono queste visualizzazioni su Facebook, tutte queste cose a cui si fa molta attenzione. Io sono stato invitato, e significa che sono stato scelto per partecipare a quella cosa e per dare un attimo, mettere in luce quello che io penso di saper fare abbastanza bene. Insieme ad altri cantanti anche importanti. Insieme ad altri cantanti che sono venuti a proprie spese per poter partecipare poi a quello che è anche un contest, perché poi in quell'ambito ci sono una serie di concorsi, contest, varie cose. Io ero ospite, ero stato ospitato e quindi il peso della mia e delle mie esibizioni era relativo, perché io non ero soggetto ad una gara, ma solo a cosa hai presentato? Ho presentato un inedito scritto da un carissimo amico che è Frankie Carusi, che fa parte degli Audio Magazine, che sono fra l'altro un gruppo molto conosciuto in ambito nazionale, molto apprezzato, con i quali poi ho anche collaborato per quello che è stato il Capodanno scorso. E che dire, Sanremo è una vetrina bellissima per tutti. Stare questo pezzo... questo pezzo si chiama Come Quando. Sì, senti, È piaciuto molto, devo dire che è piaciuto anche oltre quelle che erano le mie aspettative, non perché io non creda in quello che presento, è perché si è comunque in un calderone, ci sono delle cose che sono in focus più di altre, e invece è piaciuto molto. Senti, se io per esempio dicessi che tu sei un cantante polivalente, è un termine sbagliato, cioè tu ti adatti a qualsiasi genere. Ma ci sono dei generi che mi sono più confacenti, certo. Naturalmente. Ci sono dei, diciamo che nell'ambito pop io riesco a cantare abbastanza tutti i generi con dignitosamente. Senti, il tuo Only You dei Platters, io credo che sia rimasto veramente scolpito. Diciamo che più di tutti è Yesterday dei Yesterday Beatles, anche Yesterday. Che quella è la canzone proprio a marchio a fuoco che mi fanno cantare ogni volta. Ecco. Come è successo anche questa volta. E poi oggi non a caso non mi sarei neanche accorto che c'avevo proprio la maglietta dei Beatles. Sono veramente un tuo punto di riferimento i Beatles? Ma diciamo che comunque dovrebbero essere il punto di riferimento di qualsiasi cantante, hanno segnato un'epoca. Certo. Hanno creato un genere, hanno fatto sì che comunque la massa si potesse orientare verso un altro tipo di musica, che è quella proprio pop, lasciando alle spalle un certo tipo di musica che si è fatta fino sì, a quel momento, loro come tanti altri gruppi. Adesso le tue doti, Massimiliano, non per piaggeria, però sono adatte anche a dei pezzi classici di una certa consistenza. Sì, questo a livello... Come hai sempre fatto e come continui a... Lo farò sempre, naturalmente ci sono delle situazioni in cui è possibile fare un certo tipo di brani classici, altri in cui c'è necessità comunque di fare una carezza a un altro tipo di genere. Però qualche volta ti sei cimentato anche come autore, come... Sì, anche in questo brano presentato a Sanremo, una piccola parte del testo l'ho guardata io, e comunque con Francesco abbiamo sistemato alcune cose a livello arrangiamentale, nelle armonie che potessero essere più confacenti alla mia vocalità. E ho scritto anche degli altri brani, ho scritto un brano che è L'altra metà di me, che è un brano che parla dell'altra metà di me, che è mia moglie, e parla la versione italiana, il testo l'ho scritto completamente io. Beh, io l'ho ascoltato più volte, anche perché tu me l'hai donato. E ancora una volta ti ringrazio, però ti senti più cantante che cantautore, francamente, non lo so. Ma io mi sento un interprete, sì, diciamo che mi sento un interprete, però il fatto di poter scrivere, mettere in musica alcuni pensieri e quindi alcuni stati d'animo è una cosa che è molto intrigante, è molto bella per chi fa musica, perché è un'altra parte, un'altra sfaccettatura della musica. E ho scritto anche un'altra cosa che in questi giorni mi stanno chiedendo molto. Io ho avuto un incontro proprio alla stazione mentre stavo rientrando da Sanremo.
mentre stavo rientrando da Sanremo, ho avuto un incontro con una suora che stava, una suora del Sud America. Io parlando, le ho chiesto: mi perdoni, ma dito perché lei mi ha chiesto un'informazione, poi gli ho chiesto: mi perdoni, ma lei di dov'è? Era argentina, ma una suora argentina che stava in Ucraina. Io ho scritto un brano per Papa Francesco, l'ho scritto proprio io, sia musica che parole, e poi l'ho tradotto, facendomi aiutare naturalmente da dei madrelingua e che ho voluto anche che stessero vicino a Argentini. me, l'ho tradotto in latinoamericano, in inglese e in spagnolo, francese. La traduzione è molto fedele a quello che è il testo che ho scritto io in italiano perché ho voluto che fosse così. E lei l'ha ascoltato e l'ha fatto sentire ad alcune persone e il riscontro c'è stato anche a suo tempo perché io l'ho scritto 4 o 5 anni fa quando Papa Francesco in Piazza San Pietro prese in braccio mia figlia più piccola Flavia. In un quarto d'ora io ho scritto questo brano che è arrivato anche in Cioè, hai avuto segreteria una di Stato. folgorazione in quel Sì, in momento, quel sì. momento sì, è stata proprio l'immagine che ha fatto sì che io potessi scrivere questa cosa. Quindi ti devo dire che, perché faccio questo esempio? Perché come si dice, in un'ora Dio lavora, nel senso che in un attimo può accadere anche un'altra cosa alla quale uno non si è, nella quale uno non si è mai cimentato, perché io sono sempre stato più, diciamo, sul focus dell'interpretare i brani. Mi piace molto mettere, oltre che la passione e quello che è il cuore quando si canta, lasciare anche una parte di me mettendo delle variazioni che possono far sempre riferimento a chi canta. Io la trovo una cosa molto importante. E Papa E Francesco? Papa Francesco, non so dirti se effettivamente ha ascoltato lui Scusa, direttamente, però in segreteria di Stato c'è arrivata perché io ho i Certo. ringraziamenti proprio dalla segreteria di Stato. E adesso stanno ruotando attorno a questo pezzo tante altre persone che dicono che comunque il brano ha bisogno di essere ascoltato da tanti. Io però Quindi. prendo quello che viene, Va bene, però allora ci sarebbe bisogno di una bella promozione. ci sarebbe bisogno di una bella E promozione questo è il solito discorso che che poi. vediamo se accadrà, perché insomma si stanno muovendo delle cose, però io non è che ho scritto quel brano perché volevo che No, arrivasse a fare chissà cosa, l'hai scritto per quello che hai sentito sì, tu in quel è momento. la, diciamo, la fotografia di un momento Esatto. messa su un testo e musicata. Senti, infatti, comunque. Quando si parla con te veramente si resta affascinati perché proprio emerge chiaramente, tu dopo la tua famiglia, il più grande amore tuo è la musica, c'è poco da fare, Sì, si sì. vede quando parli delle Cambia il canzoni, viso, i della miei figli musica, dicono che mi cambia il viso esatto, quando parlo di. lo vedi, Sì, io ricordo. non ce l'eravamo mica Ma detti assolutamente questo. no, no, no. No, le mie figlie, quando io ritorno da una giornata in cui sono in studio a registrare, dicono: papà, hai un sorriso diverso, hai un viso diverso. È la verità. Perché, ma questa cosa sembra che uno la voglia romanzare, ma è la realtà assoluta. Quando chi fa musica la fa con il cuore, cioè quando la fa veramente con l'anima, questa cosa adesso si dice mi arriva, ma è la realtà, ma perché arriva a chi ti ascolta se prima tu che la fai sei totalmente coinvolto da quello che stai facendo, totalmente catturato. Certo. Perché quando si canta, o comunque si fa arte in generale, io penso che chi fa arte, chi sta in questo ambito, mi possa capire, sicuramente mi capirà. È come se improvvisamente ci si distaccasse dalla realtà terrena e si volasse al di sopra. Al di sopra, e per chi canta, questo accade per tutta la durata del brano che si sta Insomma, facendo e si riatterra nel momento in cui si fa l'ultima si entra nota. in un'altra Si rientra dimensione. completamente in un'altra dimensione, che è una dimensione che è la tua dimensione. E quindi è naturale che tutto il tuo corpo si senta bene e quindi anche l'espressione del viso muta e diventa Certo. ancora più gradevole perché stai facendo quella che è la tua vita, quindi quello che ti fa stare bene. Senti, quanto attualmente, quanto ti sta impegnando la musica? Tantissimo, perché tu Ma poi. attualmente negli ultimi anni mi sta praticamente coinvolgendo, Assorbendo completamente. assorbendo, e poi ho la fortuna anche di aver dato forse, questo anche grazie a mia moglie, una sensibilità
musicale anche di averla trasmessa alle mie figlie, ho la fortuna di sentirle suonare tutti i giorni, perché io ho la mia figlia grande, Chiara, che suona al sassofono e il clarinetto, Stella, che suona la seconda, che suona al pianoforte, e la terza, Flavia, che suona al flauto E non traverso, cantano però. e sanno cantare Oh, anche molto ecco, quindi bene. Ed non lo hanno, volevi dire. no, lo dico No, con piacere, però io sono molto più contento che loro stiano intraprendendo, perché sono in erba, il cammino nello strumento e quindi nello studio proprio più approfondito della musica, perché avere un padre che canta e cantare, c'è sempre comunque questa comparazione col genitore, o comunque se si fa qualcosa lo si vabbè, fa perché c'è sì, un effettivamente. genitore, e quindi questa cosa io preferirei che loro non la debbano No, comunque e incontrare che nei prendessero la prossimi strada anni. proprio Sì. delle musiciste vere e proprie. Poi magari canteranno quando sono più grandi, lo sanno fare perché quella è una cosa che hanno innata da sempre, da quando sono piccini, ci sono delle cose che ti fanno capire se c'è una predisposizione da parte dei bimbi alla musica, delle cose elementari che loro hanno sempre fatto Però naturalmente. va rilevato anche e soprattutto che tu sei impegnato nella scuola della musica di Civitavecchia, Sì, io sono il giù, vicepresidente dell'Unione Musicale dell'Unione Musicale Civitavecchiese. di Via In via Bramante, ecco, Bramante, è una scuola che è in continua crescita, evoluzione. evoluzione, ma sempre nel grande positivo, perché poi c'è una grande famiglia di insegnanti che sono estremamente qualificati e che sono appassionati ed innamorati di quello che fanno. E questa cosa ci ripaga ogni anno con l'incremento costante degli iscritti e con la conferma dei vecchi che continuano a tornare negli anni, perché se le cose non andassero la gente non Senti, tornerebbe. ci sono molti allievi, Ci sono quindi. tantissimi allievi, ci sono tanti allievi molto bravi, molto capaci, molto interessati. C'è questa rinascita grande anche della banda Giacomo Puccini, che abbiamo rifondato a fatica dopo vari problemi che ci sono stati. Marinata più grande e più forte di prima, più entusiasta. Faremo parte anche alla prossima sfilata dei carri con grande allegria, con grande entusiasmo e piena di giovani, pieni di musicisti che da uno strumento sono passati anche alla banda, non lasciando quello che già stavano facendo. Quindi diciamo che io sono costantemente nell'ambito della musica. Quindi l'Unione Musicale sta vivendo un momento di ottima salute. Sta vivendo un momento di ottima salute, grazie anche alla nostra presidente instancabile che si dà sempre fare, che è Rita Busato, che tutti voi conoscete, ma anche all'aiuto di tutti gli insegnanti e musicisti che fanno parte della scuola e anche coloro che non sono insegnanti, ma è veramente una grande famiglia dove chi arriva si trova come se fosse a casa. Noi cerchiamo di far sì che loro possano sentirsi realmente a casa, perché è solo così che si può ottenere il 100% da chi viene ad Senti una scuola. Massimiliano, ma restando così nell'ambito locale, che è molto importante, poi ritorneremo anche all'ambito nazionale, quello nazionale, ma fare il cantante è difficile, cioè perché il cantante veramente è un dono di natura, perché io vedo che molti giovani a Civitavecchia, e come tu prima dicevi, ci sono gran bei musicisti, però di cantanti non è che siete molti, cioè Civitavecchia non è che ha sfornato tantissimi cantanti. Io non parlo né di bravura né di capacità, però evidentemente è molto più facile avvicinarsi agli strumenti che non al microfono per affrontarlo dal punto di vista canoro. Non pensi? Ma Quanti siete i guarda, no, cantanti a Civitavecchia? ma i cantanti ci sono. No, ci sono? C'è una fucina di grandi artisti. Di cantanti ci sono. C'è da fare nel tempo, perché comunque non ci si improvvisa cantanti. Non si può buttarsi allo sbaraglio nell'incertezza. Quindi io, anche quando da insegnante, anche se io Io sto parlando di musica Non leggera, mi reputo un insegnante, ma mi reputo una persona che mette a disposizione di chi viene a lezione quelle che sono le proprie esperienze. Io dico sempre che in base anche ai concorsi che loro vincono a livello locale, loro devono cercare sempre di stare con i piedi a terra, perché c'è sempre da imparare. Io stesso a volte rubo anche da chi viene
a lezione perché mi può piacere una cosa nella loro esecuzione, quindi la memorizzo, è la cosa che dico a loro. Loro devono prendere sempre spunto dalle esperienze che Beh. fanno in ogni ambito. Quindi bisogna sempre viaggiare con i piedi per terra, perché di fronte ad un momento di vittoria, poi può succedere un momento in cui si cade, ma bisogna rialzarsi più forti di prima, con l'entusiasmo e l'umiltà di crescere sempre. Questa cosa si deve sempre, ma in ogni ambito, secondo me, questa è una cosa che si deve insegnare proprio ai propri figli. Comunque, restando nell'ambito canoro, ci Sì, sono dei talenti, ci sono secondo dei te? talenti, ci sono delle persone con grandi voci, che devono insistere, perché se poi la sostanza c'è, sicuramente si esce, perché è vero che la televisione dà la notorietà, ma il successo te lo dà il pubblico. Tu l'esibizione la devi fare davanti a un pubblico, tu devi cantare davanti a un pubblico. Se sei in grado di farlo, il pubblico lo capisce. Se non sei in grado di farlo, lo capisce lo Però, caro stesso. Non ti puoi esporre Massimiliano, ad un pubblico se non sei capace di cantare. permettimi di essere un po' critico e cattivo. Per spiccare il volo si deve passare attraverso determinate forche caudine. C'è poco da fare. Non lo so, Ma no, adesso che ci guarda, può sono. succedere che magari ci sono delle persone che hanno successo con più facilità rispetto ad altre. Questo A posso essere prescindere da d'accordo. amici, A nota prescindere trasmissione. dal quadro No, generale voglio dire, italiano, a prescindere da amici che la nota trasmissione. dal quale sono uscite anche persone Ecco, molto ma i numerosi capaci. talent che ci sono, che ormai si Sì. susseguono in maniera addirittura vertiginosa, sono veramente la base di lancio per i grandi talenti. Allora, diciamo che non sono una base, sono una base di lancio nel senso che c'è naturalmente lo snellimento di un grande dispendio economico che sarebbe quello della promozione. Che cosa fa un programma televisivo? Ti mette nella casa anche di una persona che abita in una frazione di 3 persone, perché arrivi anche in quella casa, no? Quindi c'è l'immediatezza Sì. Dell'ascolto, sì. dell'ascolto e della conoscenza della Della persona, uno conoscenza che della non ti persona. conosce improvvisamente è messo in luce. Quindi, sotto il profilo di una pubblicità, questo è immediato e vai a ridurlo naturalmente. Poi che succede? Che ci sta, c'è tutto poi il discorso mediatico, c'è tutto il discorso pubblicitario, c'è tutto il discorso discografico che viaggia e ruota attorno a tutti quelli che sono i talent, e questo è normale. Ci sono dei talenti che hanno la capacità poi di resistere nel tempo perché sono dei veri talenti, e ci sono poi le bolle di sapone che, fatto un viaggio di un anno, scoppiano e cadono nel dimenticatoio. E questo purtroppo è il dramma che si verifica per alcune di queste persone, che poi non sanno più rialzare la testa e diventa poi per loro un problema proprio esistenziale, perché non sanno più trovare una loro identità. Perché effettivamente partecipare ad un talent, ripeto, è il trovarsi improvvisamente dalla perfetto sconosciuto ad una persona improvvisamente nota, in un ambiente ovattato, meraviglioso, pieno di luci, pieno di coccole, pieno di professionalità elevatissima, perché ci sono delle altissime professionalità. C'è la possibilità in alcuni talenti di cantare con orchestre, che non è una fortuna che sia sempre, anzi, si ha raramente. C'è la fortuna di avere un ascolto in studio fantastico. Io parlo per quello che sono state le mie esperienze. Parlo di The Winner Is, vogliamo parlare dell'ascolto in studio di The Winner Is? Esatto, Incredibile. 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 Un ascolto che veramente, cioè, si è trattati da re. Allora tu ti trovi improvvisamente da una realtà del genere ad essere poi dimenticato. E questo per alcuni è un dramma se non si è preparati a questo tipo di Si rischia la dinamiche. depressione. Assolutamente sì, non sono io a dirlo, è comprovata la Senti, cosa. se tu fossi stato giudice unico del, così, facciamo un discorso virtuale, del Festival di Sanremo, a chi avresti assegnato la vittoria? All'Ariston.
Guarda, io non ti nego che la vittoria di Diodato non mi sia dispiaciuta, perché a me piace molto, mi piaceva il brano, lo trovo un interprete molto capace, una persona molto intonata, molto attenta alle esecuzioni, anche molto rispettoso del luogo in cui si trova, perché non ci dimentichiamo che sebbene prima, durante e dopo il festival ci siano delle polemiche Vabbè, incredibili, il fanno parte del Festival di gioco, va. Sanremo è il tempio della musica Sì. italiana, non si può fuggire da questo. Qualsiasi musicista, io lo dico sempre, qualsiasi cantante o musicista che viene invitato a Sanremo, dubito fortemente che risponda di no, perché volente o nolente lo vede più della metà del pubblico italiano, o per critica o per interesse, lo vedono tutti. 60% di Quindi mi share, sembra quindi. impossibile che si rifiuti di andare al Festival di Sanremo. Io il vincitore l'ho trovato molto bravo. Devo dire che io ho avuto la fortuna di assistere a una delle serate del festival, in particolare quella delle cover, Delle cover. dove ho avuto modo anche di vedere ed esaminare personalmente, per quello che era poi il mio gusto personale, quindi io quello che sto dicendo è Ah, un mio gusto personale, non è certo. che per carità che si vuole diventare giudice di tutto, non proprio nel mio No, carattere. assolutamente. Poi. Però nelle cover ci si espone a cantare una canzone che è di Di altri, altri. si diventa interprete di Oh, un ecco. brano, non si è più cantatore, quindi scrittore di un brano e cantante del brano che si è scritto, si diventa interprete di un brano di altri. E lì allora emerge qualche E devo ombra. dire che molte ombre sono Oh, emerse, molto. molte ombre sono emerse in quella serata, per quello che mi riguarda. Devo dire che Tosca è stata fantastica. È stata anche, ha avuto una spalla, cioè ha fatto questo duetto con questa cantante spagnola della quale non ricordo il nome, che sono state veramente fantastiche, non hanno sbagliato una nota. C'è da dire, e qui vado a fare l'occhiolino anche alla mia amica e collega Maria Letizia Beneduce, che è un grande ruolo, come diceva lei, la spina dorsale del festival è realmente l'orchestra. Perché ha avuto arrangiamenti, ha suonato in maniera divina. Ci sono stati cantanti anche con esecuzioni mediocri che sono stati accompagnati da un'orchestra divina. E quindi, quando c'è quella fortuna di trovarsi nel tempio della musica, essendo che si è Certe ombre accompagnati, si nascondono, certe ombre non si notano. non si notano o si vogliono nascondere, ma certe non si sono potute nascondere perché sono Vabbè. state palesi, ci sono state delle interpretazioni pessime che diciamo che alcune persone hanno cantato con il supporto anche di un coro fantastico che ha cantato all'unisono col cantante per far sì che potesse fare una esibizione mediamente accettabile. Quindi non Invece ci sono stati dei grandi interpreti che insomma. hanno fatto delle Quindi per cose. sintetizzare, non è tutto oro quello che riluce. Ma no, no, non è, ma no, in ogni Vabbè, ambito è in così. ogni In ambito è così, però ogni ambito è sai, così. Però ci com'è? sono naturalmente delle persone che hanno avuto delle défaillance. Stiamo parlando Ci di. sono dei brani che sono stati molto belli e che in generale sono anche belli all'ascolto quando lo senti in radio, che in esecuzione al festival e dal vivo sono stati un po' meno apprezzabili. Beh, anche il divino Tiziano Ferro ha preso la stecca, quindi succede, no? Sì, può accadere, può A te accadere. mai è successo? A me succede, io lo ricordo, succede di avere delle défaillance. Poi nel corso del cammino, quando si acquisisce l'esperienza, tu capisci in tempo reale se una nota puoi farla o no, e quindi Sì, cambi. eh? Sì, lo capisci, lo sai, quando la tua voce ti può sostenere o meno in determinate cose che vorresti fare. A me è successo una delle prime volte in cui avevo avuto un'esibizione, proprio eravamo con il palco montato al Viale, ero con il quartetto insieme a Lorena Scaccia, Melania De Paolis e Donatella Danna, e successe che in un acuto di O Sole Mio, perché c'era pieno di gente, era forse una delle prime esibizioni che ho avuto una piccola défaillance vocale che forse ha disturbato più me che il pubblico, però io la ricordo proprio come una cosa che mi diede un fastidio Sì. incredibile. Perché dico, porca miseria, sono andato a prendere questa stecchetta proprio di fronte a tutta questa Comunque, gente. Diodato
piaciuto, c'erano anche altri brani, mi piaceva anche il brano delle vibrazioni, era bello. E a me, per esempio, nelle cover mi è piaciuto tanto anche Piero Pelù, che ha cantato Cuore Beh, Matto, è Piero stato Pelù. veramente un animale da Sì. palcoscenico, è una persona Sì, gagliarda, come si dice fossi noi. stato. Bello il brano, era anche quello di Irene Grandi, ma c'era la firma del Sì, grande Vasco De Rossi, insomma, ce Vasco Rossi, n'erano sì. E diversi di bei Irene brani. Grandi è una che Irene si presta, Grandi è una che con sa. quella grinta Sì, che sì, c'ha. sì. Fossi stato giudice A te io. cosa piaceva del Io al festival? primo posto avrei messo subito, ma per me proprio senza nessuna discussione, Achille Lauro. Vedi che ridi. Vabbè, Allora, guarda, il dai, brano di su. Achille Lauro era Oh, bello, però ti garantisco che no, sentirlo dal vivo è un po' no, è un imbarazzante. po' imbarazzante. Un po' Va imbarazzante. bene, Vabbè, dai. ma tu forse perché cerchi un personaggio istrionico, lui ha giocato molto su quello, perché se deve giocare sulla vocalità Sai, c'è poco da fare. tu mi conosci da anni. Sì. Sai benissimo che chi esce fuori dagli schemi, per me, è il massimo. Sì. E va bene così. Poi, e ti dirò che nelle cover, Attento a quello che dici. la canzone. No, non faccio. Sono un ignorante in No, materia. non sei No, ignorante, vabbè. sei una Nelle persona. cover, l'interpretazione di Achille Lauro della canzone di Mia Martini non mi è dispiaciuta, perché c'aveva un qualcosa, lui Allora, vestito. lui è stato persona, cioè Ma un pensiero veramente personale. uomini è una canzone Gli fantastica, uomini non no? Gli cambiano. uomini non cambiano, È una canzone no no? fantastica, de più, Di più, esatto. proprio quasi untouchable. Diciamo che appena lui ha Lui iniziato a ha me mi è dato un preso il tal. corpo, come si dice a Vabbè. Civitavecchia, perché era proprio inascoltabile. Poi lui è stato affiancato ad una interprete fantastica che abbiamo adesso nell'ambito musicale italiano, che è Annalisa. Forse un po' algida nelle esecuzioni, ma molto Molto, molto molto. brava. Lei è stata fantastica e quindi questa esibizione ha potuto guadagnare posizioni grazie, secondo me, all'intervento suo, ma non certo sempre, secondo me, No, ma. perché io l'ho ascoltato lì all'Ariston e devo dire che, insomma, c'era No, da ma. dire sulle No, esecuzioni. Poi c'era da lui come dire. persona, perché tu parli anche del No, personaggio io in generale. ho trovato che lui, proprio in quell'occasione, si è dimostrato molto intelligente, perché ha capito di non poter competere con la sua partner, appunto Annalisa, che ha spaccato in pieno. E quindi si è adeguato e l'ha accompagnata proprio in Sì, una diciamo che l'ha maniera, lasciata cantare, l'ha forse è lasciata stata una cantare. decisione intelligente da Vabbè, parte sua. ma questa era soltanto No, va bene, ma io sapevo che tu mi avresti detto Achille una Lauro, eh. battuta. Ah sì, perché mi Sì, conosci. ti conosco, so che avresti detto lui e devo dirti che poi c'erano tutte quelle altre discussioni su quell'altro personaggio, quello con la maschera che poi si è esibito senza maschera e secondo me durante il festival se la fosse rimessa soprattutto nella sera dei cover sarebbe stato meglio perché ha distrutto Però un brano. non mi fermo qui, perché aggiungo che tu lo sapevi, ma sai com'è? Io per esempio morirei dalla soddisfazione invece di vederti proprio su quel palcoscenico, perché Ma tu assolutamente no, lasciatelo dire, e chi mi segue sappia che lo dico proprio con profonda convinzione, non potresti mai sfigurare in quella manifestazione. che E dirti ti io? vorrei fare una domanda. Sogni una chiamata all'Ariston? Ma io la sogno da sempre, io la sogno da sempre. Per me io ci andrei adesso, in Ah. ginocchio per il prossimo anno, ma io lo dico senza nessuna vergogna. Cantare sul palco dell'Ariston è un onore per No, un ma a parte l'onore, cantante. però. È un onore, ecco perché alcuni atteggiamenti per me sono proprio deplorevoli. Perché è proprio mancare di rispetto alla musica in generale, Vabbè, secondo con me. esecuzioni sbagliate. Non con esecuzioni sbagliate, anche con atteggiamenti sbagliati. Ma atteggiamenti. E quindi sì, io ci andrei veramente con il cuore, tenendo conto che si può sentire il peso della gara, perché l'Ariston è il L'emozione, Festival di Sanremo, l'emozione gioca. alla prima sera, casomai. Poi. E è una cosa, io ho cantato al teatro Ariston, perché io ho cantato all'Ariston per una manifestazione molto bella relativa ai festeggiamenti del Giubileo,
per il Giubileo del 2000. E è stata veramente una cosa fantastica cantare su quel palcoscenico. Essere presente alla serata del festival e vedermi proiettato su quel palco, devo dire che è stato un sogno. Per un attimo ho pensato di far parte di quella cosa, anche solo da spettatore. Cantare sul palco è normale che è una cosa che farebbe piacere a tutti. E poi c'è il valore aggiunto di essere accompagnati da un'orchestra fantastica. Quando c'è un'orchestra che ti accompagna, è una somma di energie, quindi è un valore aggiunto. Ora, si può essere soggetti, ripeto, ad una defaillance per emozione, ma poi c'è questa spinta, questa cosa fantastica che è tutto quello che ti circonda, che non si può far male. Senti Max, ma chi è che spinge? Le case discografiche o gli impresari? Perché discografico, perché i cantanti vengano scelti, come in questo caso, per esempio dal direttore artistico Amadeus? Ma adesso si guarda anche molto a quelle che sono le views, le visualizzazioni su internet, sì, su tutti questi social network. Ma i social contano molto adesso. I social contano molto, sì, contano molto, perché poi naturalmente si trasla il numero che si legge lì in eventuali visualizzazioni anche a livello televisivo per quello che riguarda quella manifestazione in cui quel cantante di riferimento è invitato. Ed è normale che tutto ruota attorno, perché poi naturalmente non bisogna dimenticare che poi è tutto anche un discorso di commerciale. Poi anche Sanremo in sé, c'è una gara, c'è un vincitore, c'è uno main sponsor, c'è una pubblicità, insomma, e c'è tutto un ingranaggio che dalla piccola televisione alla grande. Senti, parlavi di comportamenti, ma lo devi a Morgan tu? Sì. Ah, ecco, a Morgan. Sì. Sì, però io ti vorrei dire, ma sto buco chi era? Ma va benissimo, va bene tutto, buco chi era? Lo sapeva sia Morgan prima di andare a cantare con Buco che Buco prima di andare a cantare con Morgan. Allora, l'uno è servito all'altro e viceversa, no? Tu escludi l'ipotesi che si siano messi d'accordo? No, escludo per niente, non mi meraviglierebbe che forse tra qualche giorno li puoi trovare a braccetto. Beh, che camminano a godersi i frutti raccolti da questa polemica grande, questa cosa grande che si è creata, e che naturalmente loro, essendo invitati da una parte e dall'altra, non è che ci vanno gratuitamente, non è che ci stiamo nascondendo dietro un dito. Però è assurdo che si pensi da regolamento che già solo cambiando una parte del testo si possa essere tenuti a Sanremo. Lo dice il regolamento che se si cambia il testo di una canzone, perché la canzone è accetta, perché è il festival della canzone italiana, quindi si legge un testo, testo viene accettato. Morgan forse avrà fatto i suoi calcoli pensando che più di tanto ogni se dava. Ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto. Scusate, ogni tanto vado nel Civitavecchiese parlando, perché secondo me però non gli si dava più importanza di tanto, allora che c'è? Inventiamoci questa cosa. Però ti faccio la stessa domanda che ho fatto alla tua collega e artista Beneduce. Ma è veramente un grosso intenditore dal punto di vista musicale, un grosso Morgan? Io non so cosa abbia risposto Maria Letizia, perché non ho vista una parte dell'intervista. No, Maria Letizia ha risposto che a lei è simpatico, ci si è fatta anche una foto, sì. Però io per esempio so che ha curato anche certe canzoni di Marco Mengoni, perché lo so, perché Mengoni lo conosco personalmente, non fosse altro per essere stato molti anni nel Viterbese, e lui è di Ronciglione e lo conosco, era un ragazzino. Però non lo so se è una cosa costruita così. Guarda, io non entro nel merito se sia più o meno un grande musicista. Io lo trovo, quando lo sento parlare di musica mi piace, è una persona che trovo che sa. I suoi atteggiamenti non ti piace? Non mi piace il suo atteggiamento, come cantante, insomma, non lo reputo un grande cantante. No. Il gesto che ha fatto non mi è piaciuto. Vabbè. Non mi è piaciuto né da parte sua né da parte dell'altro. Nella posizione di Buco non so neanche a quale altro modo avrebbe potuto reagire, non lo so. Non mi piace perché
Ripeto, quello è il tempio della musica italiana. È come entrare in chiesa, io l'ho detto anche in un'altra cosa, dico una cosa molto forte, è come entrare in chiesa e Non bestemmiare. si Loro deve ci sono, dissacrare, non si loro in deve. questo, in quel, con quel comportamento sapeva lui che stava leggendo Giusto, un testo che non perfetto. sarebbe stato accettato e che di conseguenza avrebbe poi portato a delle conseguenze che sono state inevitabili, come è stata poi Sanremo non va l'eliminazione. dissacrata. Non No, credo ci poi, credo. fra l'altro, che perché l'orchestra mi sembra si sia fermata anche perché non riuscivano a Sì, suonare, mi sembra che Letizia possa aver l'abbia confermato detto. questa cosa, perché erano state date delle partiture fuori tessitura. Senti, torniamo a noi. Sì, che è meglio, non Qual è il facciamole. presente di Massimiliano Il presente di Petrolini Max Petrolini come è come cantante, come cantante. professionista Come della professionista canzone? c'è adesso stiamo facendo, realizzando uno o forse anche due inediti con Mariangela Spotorno, che tu hai ascoltato anche il duetto che io ho fatto con lei, e faremo questa cosa perché c'è questa fusione tra il pop No, è il classico, e il è il lirico. lirico, io lo chiamo classico, Sì, vabbè, ma certo, ma è il lirico, benissimo. esatto. E c'è questa cosa che stiamo portando avanti. Mariangela vuole fortemente che si facciano questo uno o due brani, Bella voce la perché Spotorno, beh, diciamo che Mariangela è un soprano a livello internazionale. Lei ha cantato con Bocelli, ha cantato con due grandi della lirica come Carreras e Domingo, e insomma è una Senti, persona. è sempre difficile giudicare se stessi, no? Ma questo matrimonio, naturalmente canoro, tu lo trovi veramente... Io lo trovo molto interessante perché è una cosa nuova e per me è sempre uno stimolo a fare cose che mi portano a fare comunque della bella musica. E ho comunque anche questa grande fiducia e questo grande affetto e come non mi viene la parola, estima, ecco, da parte di Mariangela, che mi stima anche a livello artistico, e questa è una cosa che mi fa piacere, detta da una grande voce e da un'intenditrice della bel E canto, perché il insieme bel canto potreste nel fare delle mondo. serate? Noi potremmo fare delle serate, c'è l'idea di portare anche all'estero Oh, ecco. questa realtà canora. Io tornerò poi a fare, poco fa mi ha mandato un messaggio anche il patron di Incanto Summer Festival, perché ha il festival a cui ho partecipato quest'estate, accompagnato dall'orchestra, da una bellissima orchestra, mi ha riconfermato telefonicamente che ci sarò, mi ha detto che c'è un progetto di fare una cosa molto bella anche lì. Ad ottobre sarò probabilmente di nuovo in Belgio con le Esatto. mie cose. Insomma, in generale io poi vado step by step, non, Senti, ma non ritornando, fermandoci un attimino a questo matrimonio, tra sì. virgolette, il repertorio quale sarebbe? Allora, il repertorio è cercare questo compromesso tra classico e tra Pop. pop e classico, che stiamo valutando. In più stiamo proprio facendo degli inediti, proprio delle canzoni scritte appositamente per noi che vanno ad esaltare le due vocalità, perché Musicate da chi? musicate da musicisti civitavecchiesi, perché io cerco Questo è di sì, bello, mi piace questo è molto. bello. Non dico chi sono per ora, però cercheremo di coinvolgere comunque parte dei grandi musicisti e della grande cultura musicale che c'è nella nostra città, perché noi non dimentichiamo che noi abbiamo Flavio Mazzocchi, che è un grande musicista, un grande pianista. Lui è sempre una persona che sta molto in ombra perché è molto umile, ma lui lavora con David Foster, che è il più grande produttore mondiale. C'è Max Rosati, che lavora Rosario. con Fiorella Mannoia, con Massimo Ranieri, insieme a Flavio Mazzocchi. Ci sono eccellenze Ci sono proprio. eccellenze. C'è Duilio Gaglioto, che è un musicista che, fra l'altro, suona, oltre che con gli Avion Travel e con Daniele Silvestri, suona anche con il vincitore di Sanremo, con Diodato. È un musicista che, diciamo, con la piccola orchestra Vittorio, non vorrei dire una bugia, mi sembra si chiami così, e tanti altri Ma anche musicisti, quel complesso che tu prima nominavi, gli Audio Magazine, ecco, assolutamente, sono delle questo. persone, sono dei grandi amici, ma sono prima di tutto dei grandi musicisti che portano in giro il nome di Civitavecchia, e noi dobbiamo
ringraziarli ogni giorno. Perché? Per quale motivo? Perché la nostra città è spesso nota per cose antipatiche e comunque non positive, quando invece noi potremmo esaltarla con tutte quelle che sono le realtà artistiche. Perché io parlo di queste cose perché sono quelle che conosco, poi magari io dimentico. Mi sembra che non ultimo c'è stato un ragazzo che abita a Civitavecchia, che è stato nominato primo ballerino del Teatro dell'Opera. Io adesso non ricordo il nome, quindi voglio dire, ci sono tantissime realtà che vanno valorizzate. Ecco, che stanno... ma perché tutto questo possa veramente continuare e sempre più ad andare avanti e ad esplodere, ci vuole un ruolo fondamentale, lo deve giocare anche e soprattutto l'amministrazione comunale. Assolutamente sì. E credo che questa amministrazione sì. lo stia facendo. In questo io non entro nel merito politico perché no, non mi compete, no, non no, mi no, interessa. No, no, io lo faccio me, proprio, lo dico naturalmente. No, però devo bene. Dire che c'è una propensione all'arte e all'esaltare l'arte. Io lo posso dire con grande piacere, perché io mi sono occupato da direttore artistico della realizzazione del concerto di Capodanno. Esatto. Dove parlava anche Maria Letizia Beneducci. Sì, dove lei ha fatto quello proprio del primo dell'anno. Noi abbiamo fatto poi insieme, perché Maria Letizia ha partecipato, io l'ho chiamata a suonare anche nella serata che era a cavallo, quindi che lasciava il vecchio anno per entrare nel nuovo. E devo dire che io mi sono sentito veramente accompagnato e dall'amministrazione comunale e dall'ufficio cultura, la dottoressa Brullini, Francesca Mangia, Luciano, sono stati veramente delle persone che io ho detto, io dove arrivo per quella che è la mia competenza mi metto in gioco al 100%, per l'altro chiedo aiuto a voi, e non si sono tirati indietro di un passo. No, anzi. No, ma io di questo sono convintissimo, perché anche lo stesso sindaco, ex assessore alla cultura, dovrebbe avere una sensibilità particolare, sì, sì, sì. E secondo me ce l'ha proprio per questo. Quindi... Sì, 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 poi ci sono state anche nel percorso natalizio delle tre date che io ho organizzato con delle street band che hanno avuto enorme successo. Quindi devo dire che nella mia prima esperienza nella direzione artistica non mi posso che reputare soddisfatto, ma non avrei raggiunto questi risultati se non avessi avuto un lavoro di squadra dietro che mi ha permesso poi di realizzare la serata che è stata quella di Capodanno, che è stata una serata che ha apprezzato tutta la città e della quale già si domandano se riavverrà, e allora, se ci sarà nel prossimo futuro. E allora, visto che siamo sempre nell'ambito musicale, ci mancherebbe che non fosse, stessa domanda già fatta, però non mi posso... La devo ribadire tranquillamente, ma la cittadella della musica non dovrebbe essere più maggiormente sostenuta e più sfruttata, tra virgolette, per portare anche per gli stessi musicisti civicchiesi? Allora, guarda, io per quello che riguarda la cittadella della musica ho un pensiero che può essere più o meno condiviso. Allora, pensiero, secondo me... progetto? No, no, non è un progetto, è un pensiero su come deve essere, secondo me, vista la cittadella. La cittadella della musica è un posto dove si deve arrivare per far regalare al pubblico un bel prodotto, qualunque esso sia. Quindi non deve essere data a scuola di musica, no. Lì dentro si deve arrivare con dei progetti che siano di pop, musicali, di recitazione, qualsiasi cosa che porti arte continuamente nella nostra città, sfruttando anche quello che è l'enorme indotto che abbiamo anche a livello di turisti. Noi dovremmo far sì non che i turisti scendano dalla nave, forse a volte neanche riescono a mettere piede a terra e salire sul pullman e andare a Roma. Dovremmo trattenerli qui con la miriade di cose che potremmo organizzare, perché ci sono le potenzialità per farlo, anche dentro la cittadella. Perché la cittadella è un bene che adesso mi sembra che dovrebbe passare proprio nelle mani della città, perché fino adesso è stato forse del demanio, comunque delle belle arti, e quindi ci sono stati dei vincoli, era impossibile fare delle cose. E soprattutto gestita da gente... Gestita da persone che ne hanno la competenza. Esatto. Letizia è stata una persona che ha sì, fatto in maniera competente.
Quindi tutte le altre persone che si sono succedute l'hanno fatto in modo discutibile o meno, non mi interessa, a me non voglio entrare nel merito, io voglio dire solo che quel posto è un posto bellissimo, a volte quando ci si entra, non a volte. Io quando entro in Cittadella sembra anche di non essere a Civitavecchia e di essere un posto chissà di quale levatura, invece si è a Civitavecchia, in un posto molto bello che deve essere continuamente in funzione. Deve portare continuamente cultura e poi, perché no, deve portare anche un introito a livello nelle casse comunali, Certo. perché comunque sia, organizzando concerti si fa un discorso con le navi da crociera, si dice che con un tot di biglietti si può andare ad assistere a certi concerti che si possono fare internamente per quello che riguarda Sì, io l'inverno e esternamente quando è estate. aggiungerei, sicuramente sbaglio, che dovrebbe essere anche una vetrina, ripeto ancora, per i musicisti cittadinesi, perché magari viene un esperto da fuori che si trova ad ascoltare, senza fare i nomi, ma ci rendiamo conto dove sono stati scovati i De Gregori, i Venditti, cioè a Roma, in posti che tu dovevi andare a cercare con Sì, l'anternino. è vero anche che prima c'erano Erano delle altri altre tempi, realtà, sì, c'erano altri delle tempi. realtà, per Però esempio prima mi ricordo che, io non ricordo se fosse martedì o mercoledì, c'erano le audizioni alla RCA, uno ho decideva di capito. andare a fare l'audizione, che Sì, sì, fruttivendolo, sì. può andarsi a far sentire, ci andava e lo facevano, c'era, adesso non esiste più Però questa cosa. voglio dire. Naturalmente creando i presupposti per far sì che in Cittadella possano venire Esatto. delle persone competenti che sono nell'ambito per poter poi scovare e trovare Caro Max, si devono creare i presupposti per far sì che questo accada, e le possibilità ci sono. tra l'altro tu sei un cittadino verace, ma i romani facevano la fila per venire a mangiare a zuppa di pesce a Civitavecchia. Sì. È storia incontestabile, Certo. giusto? Siamo riusciti a non pubblicizzare la zuppa di pesce, perché poi i tempi vanno avanti. Allora, chi fa l'amministratore pubblico ha anche il dovere, perché è un manager, di mettersi al passo dei tempi. E quindi, se ci fosse stato qualcuno che avesse pubblicizzato sempre di più la zuppa di pesce, i romani avrebbero continuato a prendere d'assalto le trattorie cittadinesi. Se si perde la tradizione, è la fine. Così ci potrebbe essere anche l'occasione per mettere in bella mostra i talenti cittadinesi. Ma io sono d'accordo con te. C'è un impegno generale, ma anche proprio è vero che in primis il ruolo fondamentale lo gioca l'amministrazione comunale, perché ha in mano le redini e i fili della città. Poi, anche da cittadini e da chi fa parte del settore, si deve creare un discorso di sinergie, non si deve cercare di prevaricare l'uno sull'altro, ma di lavorare insieme, perché io sono molto per il discorso di mettere ognuno a disposizione quelle che sono le proprie capacità, perché è solo così che si può arrivare ad una cosa che poi crea il beneficio per l'intera comunità. Caro Io credo che Massimiliano, sia. parlerei con te per altre 10 ore, perché veramente sei squisito, è interessante quello che dici. Ma gli ultimi 5 minuti te li lascio completamente, e soprattutto per sapere che esperienza, cioè, ti ha arricchito molto il tuo bagaglio personale, l'esperienza belga. Come Ma sì, l'esperienza, la beh, consideri? io la considero un'esperienza molto formativa. Perché? Perché innanzitutto ti trovi in un posto dove non ti conosce nessuno, se non solo per sentito dire o per visto dalla televisione. E quindi tu lì ti rimetti in gioco completamente e nuovamente. Quindi è una sfida che fai con te stesso, prima Però che con lì gli hai altri. ottenuto il successo. Lì ho ottenuto un successo in alcuni momenti anche inaspettato, perché proprio quando io ho aperto il Allora concerto mondiale, più assolutamente bello, sì, io ho aperto il tour mondiale dei Gypsy King in un teatro fantastico che è il Forum di Liegi, dove c'erano più o meno 1800-2000 persone, un teatro magnifico,
dove mi trovavo ad affrontare un pubblico che era lì per ascoltare una musica che era diversa da quella che io potevo proporre. Ed era anche un pensiero che aveva la persona con cui ero andato in Belgio, che mi aveva voluto in Belgio. E aveva detto: guarda, sarà un pubblico un po' difficile perché viene qui per ascoltare di origine spagnola, quindi aspetta delle musiche No. latinoamericane e comunque francesi. Io lì proponevo dei brani classici della musica italiana, anche in inglese, ho fatto l'occhiolino anche a alcuni brani in francese. E devo dire che dalla metà del secondo brano, quando hanno iniziato a battere le mani con quel trasporto, e il mio produttore era con gli occhi di fuori, dice: non è possibile aver catturato un pubblico in quel modo, ricevendo quell'energia. È stata già una grandissima soddisfazione, come quando è successo che ho aperto il concerto di Anna Oxa di fronte a 5.000 persone della comunità italiana, o comunque cantare nell'abbazia di Suoronna, che è un posto antichissimo, bellissimo, dove tanta gente viene e ti ascolta con quel silenzio e quell'attenzione che è fantastica, Insomma, una perché bellissima esperienza un'esperienza che auguro a tutti. che naturalmente ripeterai, Sì. come hai detto, Sì, perché sì, sì. hai avuto, e questo mi fa molto piacere, come mi ha fatto molto piacere incontrarti ed ascoltare le tue impressioni sia su Sanremo che sulla musica in generale e in particolare su Civitavecchia. Per cui io ti ringrazio. Io ringrazio te, ringrazio sempre naturalmente la mia famiglia, che è la mia colonna e la mia soddisfazione, che mi permette poi di fare tutto questo, da mia moglie Fabiola alle mie figlie, a mio padre e mia madre, mio fratello, che sono Eh veramente la mia spina dorsale. sì, Lelio, che è un tuo amico, è una un persona, gioiello. Lelio te lo no, dicevo non me prima lo. sulle scale, io glielo No, dico poche Lelio. volte, ma sono orgoglioso di essere figlio Appunto. di Lelio. Non pensare mai di toccarmelo, Lelio, perché Lelio è più di un fratello. Tu un fratello. Di nuovo, grazie. Grazie. Speriamo di ritrovarci Grazie a per te Giampiero per avermi invitato e grazie a tutti voi qualche altra per. occasione. E ringrazio soprattutto chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento. Grazie a tutti e buonasera.